gestione del convegno vede al via soggetti anziani sui 2100 metri, non corre Hannibal R. Restano in 10, 7 in prima fila, 3 in seconda. La rottura di Bullo Jack. Alla chiusura delle ali emerge Brevard Griff. Nei confronti di Bonetto Star con all'interno Brio Ban. Si è ripreso Bullo Jack che è in coda al gruppo, precedendo il solo Abracadabra F e poi dovrebbe trattarsi di Amuleto Lewis che ha sbagliato nelle fasi iniziali, così Brevard Griff può gestire e completare il quarto iniziale in 30, seguito da Brio Ban e da Kira Font, partito sollecito dalla seconda fila, si è adeguata al largo Bonetto Star con Iscia Bella degli Dei. Si arriva così ai 600 iniziali sul piede dell'1.15 o poco più. Nulla cambia, adesso la mossa in terza ruota di Bullo Jack. Bullo Jack risale la corrente e prova ad aggirare il gruppetto che lo precede. Ritmo costante di Brevard Griff. Al passaggio davanti alle tribune Bullo Jack aggira Bonetto Star che vuole carpirne la scia e raggiunge Brevard Griff in testa alla gara. Notevole l'ultima frazione in 13 e 7, primo giro in 1.14 e 7. Brevard Griff affiancato da Bullo Jack, Brio Ban lungo i paletti. Un po' remissivo Bonetto Star con D'Alessandro che deve stapparlo, lungo i paletti Akira Font, retrocede anche Bella degli Dei. Retta di fronte con Brevard Griff e Bullo Jack alle prese, 600 alla conclusione, ultima frazione in 14 secchi, il pressing di Bullo Jack ai lati di Brevard Griff è notevole, l'allievo di Gallo risponde colpo sul colpo all'avversario, si arriva così al miglio, percorso in 1.58.2, ancora un 14.2, sta facendo una mostruosità Bullo Jack. Ingresso in retta d'arrivo con due soli cavalli a contendersi il successo, ma Gucciadora ha le mani ferme, nonostante ciò passa e chiude. Bullo Jack ha fatto qualcosa di strepitoso, mentre un ottimo Brevard Griff è secondo. Per il terzo emerge Bixio in progresso, in quarto al quarto c'è Bella degli Dei. 2.27.5 sul mio cronometro, la media dovrebbe essere poco al di sopra dell'1.13 sul doppio chilometro, che va tarate anche tanto perché Bullo Jack ha sbagliato al via. È una prestazione veramente da circoletto a cobbaleno del portacolori della Maidem 92. Alessandro Gocciadoro sia al training che alla guida.